Ranieri azzurra 5 metri, presto in prova. Iniziamo con qualche caratteristica tecnica di questa bellissima Ranieri azzurra 5 metri, 5 metri 500, quindi 5 metri di lunghezza per 2,12 di larghezza, montiamo un 40 cavalli, quindi si può guidare tranquillamente senza patente e già da 16 anni si può ovviamente guidare. Se hai 16 anni e vuoi guidarla, magari non è il tuo caso. Certo è che puoi avere anche una famiglia numerosa, perché la portata di persone è di 6 persone per questa bellissima barca usata. Iniziamo dalla console di guida, dalla plancia di controllo di questa bellissima barca, timone, quindi il volante, manetta di controllo, il remote control, quindi marce e gas su questa leva dell'originale della Honda, strumentazione elettronica, è un ecoscandaglio con all'interno anche l'antenna GPS per segnare i migliori punti di pesca se sei un pescatore. Strumentazione della Honda, ovviamente contagiri e altezza del motore, tutto quello che ti può servire per divertirti e passare delle fantastiche giornate in mare. La panca di poppa, quindi il divano tutto dietro, come vedi, è comodissimo per far star sedute tre persone, anche quattro, ma perché no? Se vuoi sfruttarlo come prendisole, comida, chaise longue, è fantastica anche questa posizione. Motore stupendo, super silenzioso, infatti in questo momento è anche acceso eppure non si sente. Quattro tempi ovviamente, tre cilindri, oltre gli 800 di cilindrata, un motore elegante, assolutamente fantastico per questo tipo di barca. Prendisole regina di questa barca, quello di prua, quello più grande, quello davanti alla console di guida. Bene, come vedi è un matrimoniale molto ampio e generoso, gli spazi sono enormi considerando che siamo su una barca senza patente da 5 metri. Come vedi mi posso mettere anche coricato in questa posizione oppure allungarmi completamente e ci sto veramente comodo e largo. Come vedi, grazie al gambo tavolo possiamo alzare la parte centrale, trasformare questo, che per pigrizia non ho tolto il cuscino, ma come vedi c'è un asse sotto, c'è un tavolo completo per fare la tua merenda piuttosto che l'aperitivo la sera. Bene, la barca è veramente sfruttabile. In questo momento sono seduto sulla seduta di fronte alla console, ma posso ovviamente mettermi anche di fronte a me le altre due o tre persone proprio qui comodamente davanti a questo tavolo. Ok, ma basta chiacchiere, come al solito mi stanco a forza di descrivere in modo verbale questa barca, voglia di provarla ovviamente. Stacco di massa, quindi cavetto di sicurezza attaccato al polso, che la sicurezza non è mai troppa. Ingraniamo la marcia, affondiamo il gas e andiamo a divertirci. Seguimi. Dopo questa bellissima prova, che abbiamo abbondantemente superato i 29, infatti abbiamo toccato le punte di 22-23 nodi, mi sono veramente divertito, Elisa con me, ci siamo divertiti e abbiamo goduto di questa bellissima giornata di lago piatto, per l'amor del cielo, qua sul lago di Garda. Tutte le descrizioni tecniche della barca e anche il link della barca commerciale li trovi proprio qua sotto nel video, in questo video, dove ti andiamo a descrivere, oltre che le caratteristiche specifiche della barca che ti ho accennato prima a voce, ci saranno anche quelle del motore, l'anno di costruzione, ovviamente anche la scheda collegata, che è la scheda commerciale per sapere il prezzo, per sapere se è ancora disponibile. Ma in ogni caso, sempre qua sotto nella tendina troverai tutti i nostri contatti per chiamarci, mandarci una mail e quindi poterti
informare e far presto un'azione per due punti, far presto tua, perché no, questa bellissima Rainiere Azzurra. Quindi se vuoi che sia tua non devi far altro che chiamarci, contattarci e fermar tua presto questa bellissima Rainiere Azzurra. Piccola parentesi in finale di questa descrizione: questa barca nello specifico ha avuto solamente due proprietari, non c'è il 2 senza il 3, quindi il 3 potresti essere proprio tu. La barca è sempre stata usata qua sul lago di Garda, quindi no salsedine, no corrosione, la barca è fantastica e si vede anche. Quindi vienici a trovare, la barca si trova ovviamente qua a Desenzano del Garda presso la nostra sede. Non mi resta altro che dirti da Desenzano buon vento e occhio sempre al meteo.